Ciao a tutti, benvenuti nel mio canale, io sono Raffaele88 e quest'oggi andremo a fare l'unboxing all'edizione da collezione di Alien vs Predator. Allora ragazzi, ormai siamo arrivati alla fine per quanto riguarda le saghe degli alieni, chiamiamoli così, sia per quanto riguarda quella di Alien e quella di Predator, e quindi per concludere il cerchio appunto andremo ad unboxare questa edizione da collezione che racconta appunto la sfida tra una razza e un'altra. Ovviamente, come detto anche per le altre due serie, l'ho preso perché sono un grande amante sia per quanto riguarda gli xenomorfi che dei Predator, e ovviamente per quanto riguarda il lato esteriore ha ben poco da collezione questa edizione, dico la verità, rispetto alle altre due unboxate. Però ovviamente ci tenevo, era un pacchetto comunque sia che racchiude tutti e due i film, quindi ho preferito prenderlo. Diciamo che se si sprecavano un pochino di più, così come la vediamo alla custodia, è già molto bella con questo disegno. Bastava farla, che dire, un po' accartonata con una sovracopertina, bastava un poco per renderla davvero unica, secondo il mio parere. Però va bene lo stesso così, dai, ci passiamo sopra. Allora, andiamola a vedere più da vicino. Cosa ci troviamo? Allora, ci troviamo i due capoccioni del Predator e dell'Alien che si guardano, e si guardano in maniera non poco amichevole. E ovviamente qui abbiamo il logo Alien vs Predator con la dicitura ovviamente sotto e il nome che ci ricorda che è da collezione. Scusate i riflessi, però purtroppo li fa. Qua cosa dice? Allora, edizioni mai viste al cinema per un terrore senza fine. Allora abbiamo da una parte la prima dicitura che dice Alien vs Predator, praticamente ci racconta la trama del primo film e ci dice, per farvela breve, ma tanto penso che ormai tutti l'abbiate visto almeno una volta questa serie di film, dice, racconta praticamente di un gruppo di scienziati che va in Antartide dentro una piramide per un ritrovamento di alcuni reperti, diciamo così, mentre nella seconda metà riguarda la trama di Alien vs Predator 2 e racconti invece che questa razza aliena, sia gli Alien che i Predator, si vanno a sfidare in una cittadina del Colorado. Ovviamente sia per quanto riguarda il primo film che il secondo valgono le stesse caratteristiche, ovviamente lingua in italiano e in inglese, menu in italiano e in inglese, e per quanto riguarda l'audio invece abbiamo il 5.1 con Dolby True Surround per l'italiano e il 5.1 normale per quanto riguarda l'italiano e l'inglese. Stessa cosa anche per qui, se non fosse per i sottotitoli che sono un po' più corposi in quasi tutte le lingue praticamente, e ovviamente anche per il menu. Che dire ragazzi, allora adesso andiamo ad aprirla. Ovviamente anche l'interno è, si può dire, nero, c'è poco da vedere, se non che la capocciona del Predator per quanto riguarda il primo film e la capocciona del Predator per quanto riguarda il secondo disco. Che dire ragazzi, allora io consiglio anche questa edizione, come detto, per quella di Alien e per quella di Predator. Ovviamente ripeto, mi dispiace non aver potuto farvi vedere di più di questa di questo cofanetto, però ripeto, lo fanno solo in questa edizione così standard. Io almeno l'ho trovato solo così. Poi ragazzi, non so se avete avuto modo magari di vederlo su qualche sito, magari fatemelo sapere perché lo prenderei sicuramente. E che dire ragazzi, con questo cofanetto abbiamo chiuso il cerchio dell'eterna rivalità tra i Predator e gli Xenomorfi. E che dire ragazzi, se il video vi è piaciuto, un pollicione in su. Iscrivetevi al canale se vi va e arrivederci al prossimo video.